Sa Majesté, Madame Royale. Un'ora per mettersi a parte, capito? Io non arrivo. Mannaggia, mannaggia, mi gli un colpo anche avesse fucile la mamma in giappa. Hai capito? Guarda, sono in ginocchio di bambola. Bambola di piccino, si è schiacciata le palle. Papà il cuscino là mi ha fatto. Che schifoso aver fatto? Si schiaccia le dita sulle travagli. Allumé. Nous sommes vraiment contents d'être entre nous, comme tous les samedis. Mais avant de commencer notre fête, il faut penser un moment, un petit moment, au moins, à une autre chère amie, qui est morte assassinée pour la main d'un cochon. La dama! Povero colonnello Bianchino! Ma la doveva fare quella fine, lì sono contenta che è morta! Ha fatto bene la massarra, ha fatto bene! Se guarda cosa mi ha cioccolatino, me l'ha fatta veramente grossa! Silenzio! Povera Biangoni, che impressione m'ha fatto! Ma chi è sta damara? Silenzio! O si vuo avec le piano? Scusez-moi, amez-vous? Non è che mi tenne donne e donne, se per giù te si faccia a mezzo. Un panino, per favore, je ne pas mangé, madame. Oh. Quel cos de bere? Tous les choses sont tam. Madame, un petit panin. Madame la marquise, venez. Vite, vite, vite. Le buffet. A moi? A vous. Ah, perché questi due qui non fanno niente? No. Les deux sont des bijoux, sont pas des femmes de chambre, n'est-ce pas? C'est à vous! Ah, andiamo bene. Aspettate un po', fame. Ho fame. Aspettate un momento, affamate, che roba! Ecco, io vorrei sapere come passo da questa porta, quel guardaroba lì si mette in mezzo, ma non so come faccio passare adesso. Ste due passi, madame, per la storia del... Ve lo vuole dire lei, per favore, come faccio a passare con questa davanti alla porta? Ando mandando la permissione. Io lei? Ah, andiamo bene. Io una marchesa che chiede questo un permesso. Ma ti vuoi spostare un momento? Gli risponde pa. Oh! Ah, già, perché tu la bocca l'apri soltanto quando non mi fa parlare. La fa arrabbiare. Tu vieni con me. La fa arrabbiare sempre. Quella zozzona di sua maestà ti ha già messo gli occhi addosso. Combien de fois je dois dire qu'avant de commencer la fête, il faut présenter à moi tous les personnes qui viennent ici. Je parle pour vous, bambola di Pechino. À moi? Venez, venez ici. Hai visto? Che t'avevo detto, andiamo, va? Madame, je voudrais présenter une amie à moi qui voudrait avoir l'honneur de faire votre connaissance, en Guinness. Un très joli garçon, n'est-ce pas? E il parla un'altra lingua? No, madame, il è italien. Italien? E di che siete? Mestre, sapete cos'è de Venise? Oui. Venise, Venezia. E vous avez un gondol? Oui, madame, langue comme ça. Pas de vulgarité, n'est-ce pas? Pas de vulgarité. Escapé. Allez, 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 allez. Non, se lo va, mais... L'ho fatto debuttare corta a questo. No, merci beaucoup. E dai, Alessio, siamo venuti per divertirci, tu ci pianti qui senza far niente. Qu'est-ce que tu as dit, je ne comprends pas. Tu veux parler avec notre langue, please? Tu le monde attende que tu donnes l'ordre de danser. J'ai déjà dit qu'à cause de la morte du colonnello Bianconi, ce soir on danse pas. Ma tu guarda che fissa, gli ha preso questa oggi. Dai, bambola, la mette sul disco. Ma quella s'arrabbia, mamma mia. Thank you.
pulizia. Bambola, cosa facciamo? Ma scusa, possiamo vestirci come ci pare, con la nuova legge non è anche più un reato, o siamo fra quattro mura in privato? Ma no, cosa c'entra? Pensavo alla Tamara, non vorrei che fossero venuti per questo. Ma sia chiaro che se voglio posso andare anche in tram vestito così. Ma non è questo, Antonio. Vai, vai tu alla porta, va, che è meglio. Adesso, quando parli, metti addosso un orgasmo ogni volta, ma di che hai paura adesso? Ma insomma, ma piantala! Io me la sentivo, non dovevamo ballare, l'avevo detto. Ma cosa c'entra questo? Buonasera, signor Antonio. Può dire ad Alessio di andare subito in via Vulcanelli 12, da Marietti? Che c'è? Mimina sta molto male. Che la sta aspettando. Prego, prego. Buonasera. Come sta, come dottore? Sta bene? Bene, bene. Prego, si accomodi. Scusi tanto. No, siccome aspettavo degli amici, allora credevo fossero loro. Lei è il nuovo inquilino che sta qui? Scusi. Prego.